Barbù! Barbù, te dormi? Allora, sì, dai, va a lavorare, dai! Allora, riconosciuto! Riconosciuto cosa, Barbù? Tutti stessi, dai, dai, su, deve andare a lavorare, dai! Mi chiamo Bossi, Forest Bossi! Ma va, che ti stesse il Bossi, mi sono il Maroni, ma va a lavorare, va! Ma guarda che... Sveglia, tira su, dai! Stavo per questa settimana, cioè, ho rischiato di far cadere il governo io. Ma guarda te, questo qua non l'ho mai riconosciuto, ma porco boia. Ma perché? Allora che non mi... La valigia, al contrario, non si apre neanche la valigia. Mi ha messo la valigia al contrario. Buongiorno, perché non mi ha riconosciuto? Lei mi riconosce? Mi chiamo Bassi, Fares Bassi. Vuoi un cioccolatino? No, grazie. Non lo prendo neanch'io. Miglio diceva sempre, Berlusconi è come una scatola di cioccolatini. Ogni tanto quello che ti fa ingoiare non è cioccolato. Noi della Lega ci avevamo un sogno, liberarci dal giogo romano con lo spadone, e invece abbiamo liberato il ministro romano dalla prigione. Che bel bambino che c'ha, gliel'ha già data la sua quota latte. Vuole darci un po' di aquila pressata. Io al mio bambino ce la davo sempre l'aquila pressata. Speravo che diventasse un rapace e invece è diventato un salmonide, un trota. L'ha già fatto il ruttino? Io sì, prima. Ho cantato tutta va pensiero ruttando in mi bemolle. Lo vuoi sentire? Va pensiero sulla... Non mi viene. Rutto solo nelle occasioni istituzionali. Ce la racconta la favola a quel bambino? Sì. Oh, che bello. Ce l'ha mai raccontata la favola del cerchio magico? No. Ce la posso raccontare io? C'era una volta un segretario di un partito padano che ci aveva intorno sua moglie Reguzzoni e Rosi Mauro, che ci dicevano cosa doveva fare. E poi? Basta. Ci dicevano cosa doveva fare, basta. Che favola triste. Lo dica a me. Lei l'ha conosciuta la mia Jenny? Ho conosciuto la sua panchina la settimana scorsa. Siamo come pane e burro io e mia Jenny. Lei fa la psichiatra al Niguarda. Mi spiega i sogni che ci avevamo. L'ha mica vista? No, anzi, scusi, devo andare. Dove va? Vuole che ci racconto la favola della banca padana? Mi chieda se è una favola che finisce bene. Finisce bene? No, è fallita. C'è stato neanche bisogno della speculazione internazionale, siamo falliti da soli noi. Ci abbiamo mica bisogno di nessuno, sa? Arrivederci. Perché noi della Lega avevamo un sogno: mettere le ronde padane per eliminare la prostituzione. Siamo andati da Silvio a muso d'oro e ci abbiamo detto: o ronde o prostitute, scegli. Ha scelto. La mia Jenny! È tornata la mia Jenny! Ciao, Forest Bossi! Ciao, Jenny! Ti ho portato un regalino, Jenny! Guarda, è una camicia verde, si intona col marrone. È di cotone! Magari è proprio il cotone che ha raccolto tuo nonno in Alabama. Sei stanca? Lavori come una negra, eh? Scusa, umorismo padano, non ti piace? No. Strano, a Salvini invece ci piace.
Salvini ci aveva un sogno di fare delle carrozze della metropolitana separate per gli stranieri, gli italiani da una parte e gli extracomunitari dall'altra. Chiedimi se le ha fatte. Le ha fatte? No, perché a quel punto aveva capito dove mettere gli extracomunitari italiani, ma non sapeva dove mettere i terroni. Miglio diceva sempre: Salvini ci è o Salvini ci fa? È bello quel libro, è in swahili, ha le pagine di pietra come i graffiti. No, è italiano. Ah, ma no, noi della Lega non leggiamo mai, leggiamo solo i cartelli padani. Una volta alla scuola Radio Elettra di Torino mi hanno fatto leggere una poesia, mi è venuta la labirintite. Anche noi della Lega avevamo un sogno: abolire l'italiano nei licei e far studiare solo il padano, dialetto padano. Avevamo fatto un esperimento con un docente di Treviso, studiavano matematica in dialetto, scienza in dialetto, greco in dialetto. Mi chiede se ha funzionato. Ha funzionato? No. Dopo 2 mesi abbiamo scoperto che ai ragazzi era cresciuta la coda e avevano perso l'uso del pollice opponibile. Miglio diceva sempre: Neanderthal è chi Neanderthal fa. Jenny, vuoi fare il segretario a Varese? Ci abbiamo altri 2 candidati, ma li faccio rientrare. Ti sembro la persona adatta? No. Con quel colore lì. Ma non si può fare niente con quel colore lì. Perché Michael Jackson c'era quasi riuscito. Ciao, è arrivato il mio pullman. No, Jenny, dove vai? Vengo con te. Ti prego, non te ne andare, sei l'unica che mi capisce quando parlo. Nella Lega ormai non mi capisce su nessuno. Mi sembra di parlare nel vuoto. Delle volte parlo con Calderoli. Meglio il vuoto. Andiamo. Jenny, la mia Jenny, come pane muro.